Mister Danilo Bianco, attuale giovanile Centallo, vince contro il Cuneo in questa ultima giornata. Mister, io ti chiedo una cosa, avevate detto onoreremo la maglia, l'avete direi onorata al meglio perché avete di fatto deciso questo campionato. Ma abbiamo, da quando abbiamo iniziato questo percorso, che ci siamo detti che queste erano le condizioni giuste con le quali il Centallo deve giocare. È difficile perché dall'altra parte c'è un allenatore che stimo non tanto, di più, col quale mi ritengo anche amico, e giocatori che ci conosciamo, dirigenti, Vercellone, ci ho passato degli anni, sono situazioni complicate, però io penso che l'allenatore e i giocatori debbano avere dei valori e giocarsi le partite tutte, a volte va bene, a volte va male, purtroppo ne abbiamo perse tante e, ripeto, è doloroso vedere gli avversari così dispiaciuti, giustamente dispiaciuti, però questo è il calcio e le partite bisogna giocarle, noi le abbiamo giocate. Io credo che oggi la tensione abbia frenato un po' i ragazzi del Cuneo, che non li ho visti forse tonici come altre volte, ma la paura, la tensione, la puoi sbagliare, partite così è difficilissimo giocarle. E noi eravamo rilassati, abbiamo giocato la nostra partita, e sono usciti fuori anche gli episodi fortunati come il primo gol, indubbiamente fortunati, e poi questo è il risultato di oggi. Per voi si chiude una stagione veramente molto molto positiva, è arrivata quella ciliegina che potevano essere i playoff, però è stata una bella stagione quella della giovanile. Sì, è stata una buona stagione. Questa vittoria ci dà un sesto posto in classifica, che devo dire è forse il miglior piazzamento del Centallo in eccellenza, compreso forse gli anni indietro. Adesso non so quando giocavo io, forse una volta quinto o sesto, non ricordo bene, ma è sicuramente uno dei migliori piazzamenti. Ci siamo migliorati ancora dall'altro anno, ci tenevamo. Io ritengo che questa squadra poteva fare qualcosina di più. Secondo me i playoff li poteva raggiungere, c'è stato qualche passo falso durante l'anno. Lo scorso anno abbiamo vinto un po' di meno, ma abbiamo avuto forse meno errori durante la stagione, avevamo subito pochissimi gol. Quest'anno abbiamo qualche partita, non l'abbiamo interpretata nel modo migliore. Se no forse si poteva sperare in qualcosa in più. È una squadra ancora con dei giovani che stanno ancora emergendo, ragazzi del 2000, 2002, 97, 98, hanno margini di miglioramento notevoli. L'obiettivo nostro è quello di consolidarci in questa categoria qua. Adesso secondo me ci siamo consolidati e poi bisognerà vedere ogni anno quello che si riesce a costruire. Mister, rimarrai qui a Centallo la prossima stagione? Devo ancora un attimino vedere, ci vediamo ancora in settimana. L'intenzione della società è la mia, è quella di proseguire. Vediamo un po', abbiamo tanti ragazzi che sono qui da tanti anni con me, devo solo capire un po' se posso ancora dare una mano per crescere o cosa, ma penso e spero di sì.